Buon pomeriggio a tutti, bentornati. Appuntamento webinar realizzato in collaborazione con Fontobel. Pomeriggio di una settimana molto intensa che è iniziata oggi praticamente con il dato sull'inflazione e andremo a vedere poi fra poco come hanno reagito i mercati e che proseguirà, come già credo sia noto a tutti, nella giornata di domani con la decisione della Federal Reserve e poi dopodomani con la BCE. Quindi abbiamo un bel po' di eventi che caratterizzeranno questa settimana e, come nostra abitudine, naturalmente, e di consueto un po' in tutti i webinar che andiamo a realizzare, in particolare anche con Fontobel, cercheremo di trovare delle soluzioni che possano adattarsi al meglio anche al contesto di mercato. Per questo do il mio benvenuto a Jacopo Fiaschini. Ciao Jacopo. Grazie Pierpaolo, ben ritrovato e ben ritrovati a tutti. Benissimo, ben trovato a te e naturalmente anche a tutti coloro che si stanno collegando e che lo faranno nel corso dell'appuntamento, o anche a coloro che ci rivedranno in un secondo momento, quindi in fase di registrazione, perché è bene ricordare, siamo appunto in fase di registrazione del webinar e pertanto sarà possibile rivederlo già da domani sui nostri canali social. Se avete domande, interagite con noi, c'è il pannello sulla destra del vostro monitor. Per gli abitué e ormai insomma collaudato, sapete benissimo come funziona. Per chi fosse alle prime armi, invece, ecco, sappiate che potete scrivere. Cercherò di moderare tutte le vostre domande e cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande. E devo dire che negli ultimi webinar fatti anche nella scorsa settimana abbiamo ricevuto un po' di domande anche proprio un po' più di base, quindi vuol dire che si sta un po' allargando anche l'interesse verso persone che magari finora non avevano guardato al mondo dei certificati. Nel frattempo salutiamo chi ha già scritto e ricordando che saremo a Rimini, lo facciamo subito, Jacopo, vogliamo subito dare una... Poi lo faremo Sì, anche anche per perché Filomena, ma ricordiamo... noi partiamo già domattina, quindi da domani già saremo in clima Rimini e poi giovedì e venerdì sia noi che voi ci troveremo là. Noi, non ricordo bene, mi sembra il numero 34 il nostro stand, ma ci potrete venire a trovare, fare due chiacchiere, un caffè e saremo felicissimi di parlare con voi. E quindi Jacopo, giustamente hai fatto bene a ricordare, saremo presenti sia noi come certificati derivati, sia Fontobel all'appuntamento riminese. Pertanto, chi volesse, e so già che ad esempio c'è Michele, nostro affezionato ascoltatore, che sarà presente e quindi avremo occasione di stringerci la mano. E pertanto, insomma, è un invito che rivolgo a tutti coloro che saranno in quel di Rimini in questi prossimi giorni. Benissimo, allora, prima di partire, consueto commento, poi Jacopo arrivo da te per un'apertura sulle novità di cui andremo a parlare. Come detto, oggi dato sull'inflazione, quindi un dato che ha spostato gli equilibri ancora una volta verso l'alto, il che vuol dire che è stato un dato che è praticamente stato letto con una piccola variazione, ma comunque in negativo, il che vuol dire che comunque si è, almeno in questo senso, sulla strada giusta e quindi segni completamente verdi, come è possibile vedere un po' ovunque, dall'Europa agli Stati Uniti, con il Nasdaq che è andato a toccare nuovi massimi di periodo a 15.151 punti sul contratto derivato scadenza settembre. Molto bene tutte le piazze finanziarie, compreso anche quel FTSE MIB che torna nuovamente a riguardare all'area dei 28.000 punti. Se consideriamo lo stacco dei dividendi, praticamente siamo tornati sui massimi e quindi in questo senso mercati che continuano a viaggiare su valori decisamente alti da inizio anno, con una volatilità costantemente bassa. Per quanto riguarda le performance, Nasdaq che allunga ulteriormente, siamo arrivati quasi al 30% di rialzo da inizio anno. Ricordo sempre che il 2022 si era chiuso con una variazione negativa del 33%, quindi manca veramente poco ed è stato praticamente cancellato. Almeno in termini percentuali, è stato cancellato tutto il segno meno del 2022, decisamente arretrato il Dow Jones, gli industriali con un timido più 3%. Per quanto riguarda l'Europa, il FTSE MIB a braccetto con il DAX si posizionano in cima alla classifica
con un rialzo del 16%. Quindi tutto molto bene, devo dire, sul fronte azionario e come già ho avuto modo di vedere anche negli appuntamenti che hanno preceduto questo webinar e quindi un po' in generale nelle ultime settimane, nelle ultime sedute, però ci troviamo a commentare un indice VIX che continua a viaggiare su valori molto bassi. Aveva provato nella giornata di ieri a tirare leggermente sulla testa, toccando area 15. Oggi siamo nuovamente a 14,60, quindi valori effettivamente molto bassi. Nessuna sorpresa è prevista per quanto riguarda a questo punto la prossima riunione della BCE di domani. Fino a ieri è possibile vedere qui sotto, in basso, vedete dove sto passando il mio mouse. Fino a ieri c'era l'80% per i Fed Funds, 80% di un nulla di fatto, 21% circa, 20% di probabilità di ritocco dei tassi. Con il dato di oggi praticamente non sembra esserci più nessun dubbio, 95% di probabilità che non si farà proprio nulla per questa seduta, per questa sessione e poi si vedrà, insomma, andando avanti con il prossimo meeting che sarà invece previsto subito dopo, prima dell'estate, il 26 luglio, insomma, prima della pausa estiva. Ebbene, questo è un po' il quadro. Quindi siamo in un momento di mercato dove abbiamo tutto sui massimi, tendenza fortemente o comunque convintamente rialzista, soprattutto su alcuni titoli tecnologici che avevano deluso molto nel 2022. Volatilità praticamente schiacciata sui minimi. Jacopo, in questo contesto che cosa facciamo? In questo contesto fortuna ai tassi, perché riusciamo a tirare fuori qualcosa di interessante ancora, perché altrimenti con una volatilità così bassa diventa un po' complicato per noi strutturare. E tutto sui massimi, anche quello è un tema da toccare perché notiamo che il mercato comunque rimane prudente. Quindi i dati economici, finalmente lato inflazione, soprattutto in America, diventano un po' più confortanti. Sembra che stiano riuscendo a lavorare anche un po' sulla componente core. In Europa la situazione rimane un po' più incerta, quindi quelle probabilità che dicevi forse rimangono ancora un po' più equilibrate per la parte BCE, ma rimane comunque incerto il clima e lo notiamo sui mercati perché ancora oggi rimangono preferite le strutture difensive. Ed è lì che siamo tornati con le ultime due missioni, perché abbiamo ragionato su una struttura che è stata lanciata lo scorso anno per la prima volta, quindi con autocallability per la prima volta lo scorso anno e faccio riferimento a quei low barrier, ormai sono conosciuti come low barrier. Abbiamo posizionato le barriere nuovamente al 40%, siamo andati a lavorare su basket settoriali anche questa volta con due titoli esclusivamente. Quindi pensare a una struttura così difensiva con barriere al 40%, mantenendo rendimenti nell'ordine comunque del 7, 8, 9, 10 e in alcuni casi anche superiore per cento su base annua. Diventa complicato nel contesto che hai appena descritto, con una volatilità al 14%. Ecco, la componente tassi ancora pesa e quindi siamo riusciti a tirar fuori queste strutture. Che non so, Pierpaolo, se vuoi cliccare, c'è uno slider in home page. Se scorri Ma guarda, troverai il. in realtà io, Jacopo, ti passerei direttamente il Ah, ok, monitor per il momento giusto per farlo e direi che è certamente questo. E quindi ti vado praticamente sì. a passare oltre al monitor anche, diciamo così, quindi proprio la parola. Si vede correttamente, Pierpaolo? Sì, si vede bene. Ok. Per proseguire su questo tema, dammi solo un istante per dire a chi ha fatto un paio di domande, in particolare ad esempio c'è Manuel e ci chiede qualcosa sul Palladio e cercherò, adesso io non so se tu Jacopo sei un po' preparato, io cercherò magari di dare qualche risposta, ma comunque Manuel ti daremo risposta per quello che ci è possibile e che naturalmente oltre a queste due emissioni poi rimanete con noi per l'intero appuntamento perché abbiamo una carrellata di prodotti sul secondario da vedere assieme e quindi selezionati un po' dal nostro ufficio studi. Ecco, invece tornando a te Jacopo, a questo punto low barrier, partiamo da qui, quindi Guarda, barriere. Pierpaolo, volevo rispondere al volo. Sul Palladio Perfetto. abbiamo questa gamma prodotti. Qui è diviso in due, penso perché sono differenziati. Eccoli. Abbiamo una gamma di 25 certificati a leva fissa sul Palladio.
Comunque abbiamo una gamma di prodotti sul Palladio con cui investire sul Palladio, però esclusivamente per la parte leverage. Quindi leva fissa, ecco, sono divisi in due perché secondo me a livello IT non ha preso la stessa nomenclatura, ma abbiamo quindi 25 più 28 prodotti a leva fissa su cui investire sul Palladio. Ovviamente in questo momento non trovate prezzo perché i mercati sono chiusi. Per tornare invece al discorso degli investment, quindi siamo andati nuovamente a ragionare sulla protezione e abbiamo ragionato sulla protezione da due direzioni, quindi nuovi memory cash collector in barriera 40%, come dicevo poco fa, e qui potete trovare quelle che sono state le soluzioni. Non so se con lo zoom si vede a sufficienza, Pierpaolo, Ah, o sì, devo zoomare ulteriormente. si vede Ecco, bene, di fatto la struttura rimane semplicissima e è di fatto un tradizionale memory cache collect. L'unica aggiunta che abbiamo fatto è spostare la barriera ancora più in basso. Come potete vedere nella quarta colonna, tutte le barriere e soglia bonus sono posizionate al 40%. Questo vuol dire che la protezione del capitale rimane fino a un meno 60% dei titoli all'interno del basket e anche durante la vita del prodotto. Le cedole verranno pagate fin tanto che tutti e due i titoli si troveranno al di sopra di questo 40%, quindi non perderanno più del 60%. Anche se le cedole vengono perse, possono essere recuperate in virtù dell'effetto memoria. Sono prodotti caratterizzati da una durata di 3 anni, come potete vedere, 11 maggio 2026 e li abbiamo lanciati a maggio 2023. E questi sono i basket che siamo andati a proporre, quindi l'Intesa San Paolo Unicredit, che era stato tanto di successo quando l'abbiamo lanciato a marzo del 2022, Luxury, Automotive, Assicurativo, Oil, Automotive, Semiconduttori, Semiconduttori Puro, Energia Rinnovabile, e nello specifico Solare, Avioline e invece un basket composto da Tesla e Uber, quindi diciamo car sharing e automotive non proprio puro, ma comunque quel settore rimane. Abbiamo anche aggiunto la caratteristica di autocollability, quindi c'è possibilità di rimborso anticipato, ma abbiamo voluto posticiparla il più possibile e l'abbiamo posizionata da febbraio 2024. Questo livello di rimborso anticipato si andrà ad abbassare dal 100% all'80%, come potete vedere. Andando di fatto a favorire la probabilità di un rimborso anticipato, e lo diciamo sempre, lo ripetiamo sempre, questo fattore aiuta a mantenere a parità di condizioni il prezzo più sostenuto durante la vita del prodotto. Quindi anche qui abbiamo lavorato su una gamma abbastanza ampia, soprattutto settoriale, per dare la possibilità di diversificare anche a livello di industry la propria asset allocation, oltre che la diversificazione di payoff classica che offre un certificato a capitale condizionatamente protetto, mentre poi, oltre a questa gamma di low barrier, siamo andati a lavorare andando a eliminare un fattore di aleatorietà che è quello del basket worst off, perché ne abbiamo già parlato in varie occasioni, ma un fattore di rischio dei certificati a capitale condizionatamente protetto rimane quello della aleatorietà, quindi della casualità data da un basket di tipo worst off, perché già il nome lo spiega, ma worst off significa che viene considerata per incasso cedole e rimborso del capitale esclusivamente la performance del peggior sottostante. Quindi lo ripetiamo spesso, elevata correlazione aiuta a ridurre questa aleatorietà. Una correlazione più bassa invece aumenta questa aleatorietà. Ecco, noi siamo andati proprio a levarla perché abbiamo deciso di lavorare esclusivamente su sottostanti singoli e siamo rimasti sul territorio italiano perché, come potete vedere, STM, Tenaris, Banco BPM, Leonardo, Eni, Enel, Moncler, Generali, Azimut, Unicredit, Intesa e Stellantis. Quindi tutte le più gettonate le abbiamo inserite come sottostante di questi nuovi cash collect che invece, al contrario di quanto abbiamo visto poco fa, hanno una barriera più tradizionale, quindi al 60%, anche per tenere rendimenti abbastanza sostenuti e competitivi al netto dell'inflazione. Come potete vedere, i rendimenti sono derivanti da cedola mensile e si aggirano nell'ordine del, ecco, 9,6 per STM, Tenaris 11,4, 10,20, ma insomma siamo oltre l'8% in quasi tutti i casi, tranne per Enel, Moncler, Generali e Azimut, dove necessariamente per volatilità, dividend yield, anche il rendimento si abbassa un po'.
E quindi queste sono le Ecco, proposte. Dimmi. scusami Jacopo, o adesso o quando avrai finito, ci chiedono se possiamo rivedere il percorso che hai fatto per visualizzare questi dati mostrati. Allora, il percorso è semplice al momento perché, essendo le nostre ultime missioni, le abbiamo messe come banner in home page. Quindi in home page voi potete scorrere questi banner e troverete nuovi memory cache collect con barriera 40 e, scorrendo ancora di più, nuovi memory cache collect su singoli sottostanti. Dopodiché, questi prodotti sono inseriti nella sezione Cache Collect Certificate e potete cercarli con i filtri che abbiamo al momento disponibili. Approfitto per Paolo, per dare una notizia abbastanza importante per noi, perché ci abbiamo lavorato un annetto e mezzo. Metà agosto sarà live il nostro nuovo sito con molte funzionalità aggiuntive. E quindi in questo momento modifiche al sito attuale sono un po' complicate perché siamo completamente concentrati sulla realizzazione del nuovo, ma posso garantirvi che è un bel sito. Benissimo, e allora credo che abbiamo risposto a Francesco sul percorso. Ti avevo interrotto, No, proseguiamo. semplicemente per dire che comunque, tornando al discorso della protezione, ecco, andando a controllare quotidianamente quelli che sono i volumi sul secondario, sappiamo quanto in questo momento muovano i certificati a capitale protetto e quindi dobbiamo concentrarci a livello di interesse e esigenze della clientela sempre sulla protezione. Lo stiamo facendo in varie direzioni e queste sono due testimonianze della direzione che abbiamo deciso di mantenere in questo momento storico che comunque lo ricordavi poco fa, gli indici sono sui massimi di periodo. E andare a pensare, ecco, con una gamma di singoli sottostanti a fare un qualcosa come una equity substitution rispetto ad avere il titolo esposto in portafoglio, ci sembrava il caso. Li abbiamo lanciati sui sottostanti italiani che sono i preferiti dagli italiani, mentre nel caso dei low barrier abbiamo deciso di dare un cuscinetto di protezione aggiuntivo, ma ecco, la direzione rimane quella perché lo notiamo quotidianamente sui mercati, ancora l'investitore italiano cerca protezione, mantenendo un rendimento che debba essere comunque competitivo con quello che è il livello di inflazione attuale, anche se l'inflazione attuale, l'abbiamo visto, sta scendendo e questo è un bene. Sì, allora, beh, mi sembra di poter dire che comunque anche in questo caso, con queste emissioni low barrier, lo sforzo sia stato fatto da voi con la quotazione di certificati che riescono a coniugare un'ampia protezione con dei rendimenti di almeno l'8% su base annua. Il problema, e questo forse Jacopo è il motivo per cui invitiamo anche a inserirli in una sorta di watchlist, è che pronti via, con questa volatilità i prodotti vanno subito sopra la pari, il che chiaramente allontana un po', gli investitori. Questo ormai, insomma, lo commento tutti i giorni, però, oltre a volte a essere anche opportuno magari comprare qualcosa che è appena sopra la pari, è sempre bene tenerli lì sotto controllo, perché insomma, una fiammata di volatilità dovesse esserci da un momento all'altro, ci ritroveremo magari con un low barrier che sarà tornato leggermente sotto, perché barriere 40, se arriva semplicemente un meno 6, meno 7 sui titoli, non è che li schiodi molto, no? Da lì. Però, insomma, quantomeno tornare verso la pari si fa, Sì, chiaramente. son partiti tutti alti, ovviamente per quello che è stato l'andamento del mercato, ma il discorso che hai appena fatto è giustissimo, soprattutto perché la prima data autocall l'abbiamo mantenuta più avanti proprio per dare la possibilità in caso di storno di entrare su prodotti che comunque rimangono validi anche, chiamiamo così, off the run, cioè leggermente dopo l'emissione. E va bene, allora, dunque, se non ci sono particolari domande su questa doppia serie di emissioni che abbiamo visto, grazie a Jacopo, quindi low barrier, barriere 40, sempre molto apprezzate, con dei premi interessanti, certamente poi andrete a scoprire quello che è il basket, la coppia che più vi piace, e invece se volete cercare di ridurre il rischio di correlazione, annullandolo praticamente, ci sono i single stock che comunque hanno dei premi a loro modo interessanti. Ecco, questo è un po' il merito, lo diceva Jacopo prima, non so se è stato colto correttamente il vantaggio ancora di avere dei tassi alti.
Perché volatilità 14, tornassimo con dei tassi a quelli di un paio d'anni fa, praticamente staremmo qui a raccontarci veramente non so cosa, perché non. Sì, probabilmente avremmo potuto lavorare solo su un'Intesa San Paolo grazie al dividendo, ma sul resto poco altro. Esatto, e Michele, guarda, non avevo letto, ma in realtà Michele adesso proprio in perfetta sintonia dice: ma questo vuol dire che se l'inflazione cala ulteriormente e la volatilità rimane a questi livelli, i certificati non daranno più rendimenti interessanti. Ma no, se l'inflazione cala, quindi come stretta conseguenza i tassi vengono tagliati, Tassi, questo immagino. sì, si tornerebbe a una situazione di qualche anno fa, pre-Covid. Ma guarda, Jacopo, io in questo senso so ovviamente bene di aver sottolineato più volte nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, che stavamo vivendo una finestra molto particolare. Ad esempio, quando sono usciti sul mercato prodotti come il vostro bancario 50% cedola 1% mese, di cui adesso non vado a dare nessun tipo di indicazione, anche perché ne abbiamo parlato diverse volte, comunque al di là di tutto adesso vediamo altro. Ma quando sono usciti i prodotti verso febbraio-marzo, io ricordo benissimo che nelle mie analisi ho sempre accompagnato le mie considerazioni dicendo: questo è un momento di mercato che potremmo non rivedere, perché o sale la volatilità o con i tassi che pian piano tenderanno a inclinarsi meno verso il rialzo, dopo non si riesce più a costruire. Viceversa, oggi un airbag 50 o un low barrier 40 che rende il 9-10%, ma lo rende veramente, è da prendere al volo. Perché lo dico lo rende veramente? Perché pure adesso, Jacopo, li avete messi a barriera 40, ma non lo rende quello, perché nelle idee c'era, ma se poi parte subito e va a 103, evidentemente il rendimento non è questo, no? È questo un Ma po' guarda, Pier, l'esempio massimo secondo me è proprio quell'Intesa San Paolo UniCredit che abbiamo riemesso, no? Lo abbiamo riemesso con lo stesso rendimento un anno dopo, quindi 0,7 al mese, 8,40 su base annua. Lo abbiamo emesso sia in un contesto di volatilità al 38, se non sbaglio, al 38, sia in un contesto di volatilità al 18 e il rendimento è lo stesso. Cosa è cambiato nel frattempo? Sono cambiate le politiche monetarie. esattamente, questo è abbastanza significativo. Tra l'altro, era anche un approfondimento che avevamo proposto noi per far vedere proprio la componente tasso come avesse aiutato in questa fase. Ma comunque, adesso a questo punto, innanzitutto, Patrizia, spero che tu sia riuscita a risolvere i problemi di connessione e ora anche di audio. Noi siamo regolarmente online, spero che anche tu riesca ad ascoltarci. Michele, lo abbiamo visto. Domanda rapida per Massimo: se vendo un certificato il giorno della ex date, quindi il giorno in cui viene staccata, ho diritto al pagamento della cedola? Naturalmente, Massimo, sì, il principio è sempre lo stesso. Se vendi quando il prezzo ha staccato la cedola, dovrai ricevere la cedola. Se invece vendi il giorno prima, quindi a un prezzo più alto, la cedola che verrà pagata non ti verrà riconosciuta. Quindi nella ex date puoi chiaramente vendere il certificato e avere diritto alla cedola. Poi c'è Francesco che ci fa una domanda su un particolare prodotto e io direi a questo punto, Jacopo, questo giro di domande, rapidamente volevo rispondere innanzitutto, dare la mia anche a proposito del Palladio a Fra Manuel che aveva scritto proprio all'inizio. Tu hai giustamente fatto vedere un po' qual è l'offerta. Io andrei a completare il discorso dicendo che per quanto riguarda il Palladio, questo è un grafico degli ultimi 5 anni, è possibile vedere in linea bianca praticamente quello a candela in bianco, come siamo praticamente sui minimi dal 2019. Le cause credo tu le conosca, insomma, dato che il Palladio è molto utilizzato nei catalizzatori e quindi nelle produzioni delle auto, dei motori, e quindi con il calo della domanda c'è stata anche questa discesa importante da parte del Palladio, che tra l'altro nello spread
con il platino si trova praticamente sui livelli minimi degli ultimi 4 anni. Le prospettive naturalmente sono molto legate alla ripresa della domanda, pertanto anche in questo caso è un po' tutta una dinamica che va a toccare da una parte l'inflazione, i tassi di interesse, quindi le decisioni della politica monetaria, ripresa eventualmente anche della domanda non solo dall'Europa e dagli Stati Uniti, ma anche e soprattutto dalla Cina, e di conseguenza rimettere in moto un po' tutto il ciclo. Quindi in prospettiva chiaramente il palladio potrà riprendersi anche perché effettivamente sta quotando su valori molto bassi. Dopodiché, da un punto di vista grafico, puramente grafico, c'è comunque il livello dei 1260 che ha finora funzionato anche come livello di supporto, è il minimo del 2019 e lo ha sfiorato qualche seduta fa. Quindi per quanto riguarda il palladio, altre notizie naturalmente non ne ho, ma questo è un po' quello che volevo e che potevo dirti. Per quanto riguarda invece Francesco, vediamo così anche questa domanda da parte di Francesco che ci chiede un'analisi di un certificato che ha in portafoglio da un po' di tempo, che ora è in perdita del 15%. Allora, guarda, l'ho posizionato qui e si tratta, lo vedo io rapidamente, Jacopo, poi invece Sì. mi aiuti a commentare le proposte che abbiamo selezionato. E allora, si tratta di un Memory Cash Collect emesso nel 2020, quindi settembre 2020, scadenza settembre 25. Il basket è composto da Adidas, Unilever, Danone e Anheuser-Busch, quindi è praticamente insomma, settore dei consumi, un basket che per tre quarti sta facendo esattamente quello per cui era stato emesso, ovvero volatilità ridotte e andamento tendenzialmente stabile. E l'unico elemento di volatilità invece sta confermando proprio il suo ruolo all'interno del basket. Questo perché nel 2020 il certificato è stato emesso con 60% di barriera per le cedole e anche per il capitale. Cedola mensile dell'1 e scusate, trimestrale dell'1,53%, attualmente ha delle cedole in memoria. Ora, la domanda che che mi viene posta è un'analisi e la volatilità del titolo Adidas. Allora, partiamo dalla volatilità del titolo Adidas, che in questo momento si è abbastanza schiacciata, tant'è vero che stavo guardando, siamo al 26%, il che, essendo praticamente a ridosso della barriera o comunque guardandola dal basso verso l'alto, non è esattamente una buona notizia. Ecco, Jacopo, su questo posso magari interpellarti e aiutarmi a spiegare anche un po' la relazione che esiste tra la volatilità e i sottostanti quando si trovano sopra la barriera o eventualmente molto al di sotto, perché a volte si ha la tendenza a considerare l'alta volatilità sempre un elemento negativo, la bassa volatilità, cioè sulla tenuta dei prezzi in questo senso. Però non sempre è così. Cioè, è giusto considerarla come fattore di rischio perché va a indicare il movimento, però poi nella lettura di una struttura come un certificato, una struttura con bassa volatilità, se abbiamo bisogno di recupero, non so, per un autocall o per il recupero di barriera, una bassa volatilità va a diminuire anche la probabilità di raggiungimento di questo livello, quindi non sempre un bene proprio per questo motivo. Quindi, in questo momento la volatilità di Adidas rimane bassa e quindi è vero che sta galleggiando bene o male su barriera e Infatti. stavo qui, quindi è più evidente in altre situazioni, però è corretto quello che dicevi, cioè una bassa volatilità paradossalmente in determinate situazioni in cui si ha bisogno di una performance del sottostante va a penalizzare il certificato, mentre in questo caso tra cedole in memoria e più o meno il fatto che sta galleggiando sulla barriera, infatti stavo notando che con una scadenza relativamente lontana, il prezzo rimane comunque sostenuto. Sì, infatti Jacopo, è esattamente quello che dici, è estremamente corretto, nel senso che io volevo fare una riflessione, però non è il caso in questione, perché anzi, in questo caso forse la volatilità lo sta aiutando in questo senso a rimanere un po' più alto di prezzo, tant'è vero che il premio sulla lineare in questo momento è particolarmente Sì, perché elevato, a 26%. parità di condizioni, se il titolo fosse stato, non so, un titolo 60-70 di volatilità, probabilmente sarebbe stato molto più scontato il prezzo. Esatto.
Quindi Francesco, la tua domanda è un'analisi. Quando si trova un trade-off così sparato, è difficile dare anche un giudizio. Io quello che posso dirti è che chiaramente da un punto di vista della volatilità è vero, è bassa e quindi sta sostenendo il prezzo. Quindi elementi a favore della tenuta del certificato sono fondamentalmente il fatto che sei esattamente su barriera, che c'è l'effetto memoria sulle cedole, che c'è un solo titolo in questo momento a rischio e che la scadenza è settembre 25. Questi sono tutti elementi che depongono a favore della tenuta del certificato. Quello che eventualmente invece potrebbe spingerti a valutare uno switch è il fatto che appunto oggi siamo con volatilità bassa, dovesse arrivare un minimo di correzione sui mercati, Adidas probabilmente scenderebbe più sotto barriera, la sua volatilità salirebbe e quindi probabilmente a quel punto il prezzo avrebbe una amplificazione maggiore in discesa e quindi ad esempio ti potresti ritrovare a fronte di un meno 10 di Adidas con il certificato a 65, faccio un esempio. Quindi sotto questo punto di vista direi che dato che in questo momento non è che ci sia grande materiale in area 80, però probabilmente potresti anche provare a valutare se esistono dei margini per uno switch, anche in considerazione del fatto che è vero che il certificato potrebbe pagare molto se Adidas recuperasse la barriera, però nello stesso tempo di suo non è a un rendimento eccezionale a livello di cedole. Insomma, è molto difficile darti un giudizio, Francesco. Tu lo sai, sono sempre molto schietto, no? E quindi quando vedo qualcosa che non va, non è che me la tengo, la dico molto chiaramente. Qui è un po' difficile dare un parere sotto questo punto di vista. E invece, ancora per Francesco, potrebbe essere interessante, un altro Francesco, potrebbe essere interessante valutare sul sottostante settore turismo, in particolare crociere, Carnival, Norwegian. Avete qualcosa, Jacopo, in questo senso? Allora, di recente non abbiamo emesso troppo, ma ne abbiamo un po'. Non so se hanno sofferto l'andamento recente dei titoli, ma abbiamo ad oggi, ad esempio, su Carnival quattro prodotti. Controlliamo un attimo com'è la situazione. Come, Pier, vai pure avanti nel frattempo che magari gli do Sì, un'occhiata. guarda, ti sto seguendo, cioè nel senso ho fatto la stessa cosa che hai fatto tu, più o Esatto. meno, per vedere un po' quello che c'è Quindi qui. basta scrivere nella barra di ricerca. Vabbè, comunque adesso magari vedi tu se c'è qualcosa, io vado avanti e poi dopo invece ti Sì. leggo una domanda di Marco. Allora, innanzitutto facciamo così, dato che tu cerchi qualcosa, facciamo un primo giro di ricognizione sui certificati selezionati dal nostro ufficio studi, dopodiché ti vado anche a leggere la domanda di Marco che riguarda un aspetto legato al KID, quindi magari torniamo dopo a fare un po' di educational sotto quel punto di vista. Allora, dunque, partiamo con la prima idea che è un'emissione anche qui abbastanza recente, di maggio 23, un tradizionale Memory Cash Collect con meccanismo step down per il rimborso anticipato, prezzo lettera sotto la pari, 3 anni di durata, sottostante singolo UniCredit, che si trova praticamente sui valori di strike, barriera tecnicamente e oggettivamente profonda per UniCredit perché ha già dimostrato negli ultimi mesi di aver tenuto egregiamente i valori e aver trovato anche un ottimo livello di area di supporto in area 15 e quindi qui abbiamo una barriera 11 e 11, premio dell'1% al mese, questo è effettivamente viene richiesto molto, no? Anche lo abbiamo detto prima. Quindi qui ce l'abbiamo sul singolo sottostante, 1% mese, prezzo tra l'altro appena sotto la pari e UniCredit ancora sui valori di strike, ha pagato la cedola di giugno e quindi è già stata staccata e prima data autocall a partire da febbraio 24. Quindi diciamo che comprando questo certificato adesso sotto la pari ci si garantisce un 1% al mese senza rischi di correlazione, un po' il filone delle single stock di cui prima ci parlava Jacopo, con prima data di rimborso anticipato solo da febbraio e quindi la possibilità, in assenza di veri e propri tracolli del titolo UniCredit, la possibilità di andare ad incassare quantomeno i prossimi 8 premi, quindi 108 euro complessivi prima del potenziale rimborso anticipato. Attualmente, come già detto, si compra sotto la pari e
E questo ritengo che sia un prodotto molto valido, anche perché, come già detto, è tra quelli che hanno quindi single stock UniCredit. Ormai ho capito che piace questa modalità dove io vado in chat a scrivere i codici ISIN, quindi lo sto scrivendo e dovrei averlo inviato a tutti. Quindi questa era la prima idea, se vi interessa qui c'è il codice ISIN. Jacopo, Carnival è aumentata in poche settimane in modo incredibile, ci dice Mario. E tu hai trovato qualcosa? Guarda, ti do un ISIN, magari lo vediamo insieme, no? DE000 Verona X5 Torino Washington Z5. Perché se il focus è Carnival, ad esempio, questo è un prodotto un po' premio e per cuori forti, mi viene da dire, perché è a 86 in ASK con Carnival che comunque ha messo segno una performance dall'emissione del 30 qualcosa, meno 30%. Ma allo stesso tempo è un meno 7% da barriera. Quindi c'è un premio importante, ma con un solo 7% praticamente si porterebbe a casa un rendimento del 50% circa in 6 mesi. Quindi se il focus è Carnival e la prospettiva è di ulteriore performance positive di Carnival, in questo momento poco c'è da preoccuparsi di Air France e Lufthansa. Ma sicuramente questo è un bel boost asimmetrico per chi volesse spingere su Carnival. Eh sì, perché comunque Air France è 1,75, Bombardier 1,45, Lufthansa, vabbè, addirittura più 30 sullo strike. Effettivamente il tema è tutto concentrato su Carnival, la scadenza gennaio 24. Certo, lo hai detto correttamente, bisogna essere proprio convinti e quindi in questo senso credo che, anche perché altrimenti questi 24 punti di premio sulla lineare andrebbero ad appesantire il bilancio nel caso in cui invece Carnival non Probabilmente riuscisse. è un premio che viene dal poco tempo a scadenza, va considerato quello, sono soltanto 6 mesi ed è comunque un prodotto che si sta portando dietro, se non sbaglio, 4 cedole a memoria, qualcosa del genere. Non so se Sì, si infatti. date Sì, è al momento a sì. 16,92 euro, quindi sì, alle 4 cedole in memoria. Sì, effettivamente, qui anche il premio chiaramente tiene conto anche di questo, del fatto che comunque in questo momento si sta avvicinando al livello che riattiverebbe anche il pagamento dei premi. Mario ribadisce, insiste, rilancia, dice, ma è salita il 14% in 2 giorni, ma vabbè, cioè nel senso, Mario, credo che questo 2023 ci stia insegnando che paga molto di più il follow the trend che andare contrarian perché magari un titolo è salito molto, detto che chiaramente né io né Jacopo stiamo invitando a investire su Carnival. Assolutamente. E rispondevamo ad una domanda e personalmente sono dell'idea che per questo 2023 le compagnie crocieristiche di airlines saranno comunque finalmente nell'anno giusto per fare nuovamente profitti e il 14% degli ultimi 2 giorni è proprio figlio di questa aspettativa. Detto ciò, naturalmente non è un invito a investire su Carnival, però il fatto che sia salita del 14% in 2 giorni in realtà è una notizia positiva, Mario, perché vuol dire che il mercato sta scoprendo del valore in questa azienda. Dopodiché abbiamo titoli come Nvidia, come Palantir, che sono saliti del 200% in 2 mesi e continuano a salire. Quindi non lo riterrei il fatto che salire del 14% in 2 giorni un elemento necessariamente negativo. Detto ciò, è come dici tu. E quali sono le prospettive di Carnival e Norwegian Airlines? Anna Maria, vedi, non l'avevo letto, è praticamente quello che ho appena detto. L'ho già ribadito in occasione della presentazione di un certificato della settimana, adesso non ricordo quale fosse, ma ricordo bene cosa ho detto, ovvero che il 2023 è l'anno in cui queste compagnie dovrebbero riuscire a ritrovare i profitti perché? Perché se nel 2022 le prenotazioni erano state record e quindi erano ripartite molto bene, ma avevano ognuna dei pendenti, cioè chi doveva restituire Lufthansa il prestito governativo, Air France 2 aumenti di capitale, Carnival prestito convertibile e quindi
tutti avevano da ridare dei soldi a qualcuno. Ora nel 2023 invece, una volta che hanno sistemato questi conti, è come se partissero da zero, pertanto se arriva un boost di prenotazioni e di fatturato, evidentemente per fortuna finalmente si comincia a guardare in prospettive positive. Dopodiché, tolto il certificato che Jacopo ci ha adesso trovato così velocemente, per una prospettiva veramente positiva su Carnival, ricordiamo che nella maggior parte dei casi ragioniamo sempre su difendere le barriere, quindi anche per Anna Beh, Maria. l'abbiamo anche testimoniato con le due ultime missioni, quindi il focus rimane sulla protezione, però ovviamente il certificato, il bello del certificato poi è anche questo, che va a rispondere a varie esigenze. Per chi avesse una view estremamente positiva su Carnival, è una soluzione tra le tante che ovviamente non offriamo soltanto noi, anche i competitor. Esattamente, no, infatti ripeto, poi adesso a domanda risposta abbiamo dato questo certificato che ha la capacità a fronte di un più 7 di fare più 50, e però nulla vieta in realtà di andare a prendere magari una soluzione che pagherà un po' meno, ma che nello stesso tempo ha anche delle barriere. Intanto ringrazio Alberto perché mi diceva che l'ITIN di questo certificato che avevo visto prima non era arrivato e quindi adesso invece dovrebbe essere arrivato a tutti. Poi ci sono un po' di ISIN sparsi che sono arrivati. Comunque, per concludere il discorso sulle tariffe, Massimo dice che quest'anno, ad esempio, le tariffe aeree sono tutte in aumento del 20% con un prezzo del petrolio simile a quello dello scorso anno, quindi potrebbe essere Beh, un'ulteriore ma motivazione. Massimo, no, non mi dire niente, guarda che qui da Francoforte il volo medio per Roma è 350 euro adesso. E quindi confermi, Jacopo, naturalmente anche sulle tue tasche che effettivamente è aumentato tutto, magari con un petrolio che quota come lo scorso anno e quindi sono tutti extra profitti per le compagnie. Antonio, spero che l'audio sia migliorato nel frattempo. Vediamo una seconda idea. Anzi, in realtà, Jacopo, io ho un po' di cose ancora da vedere con te. Facciamo così, vediamo questa seconda velocemente, perché poi in realtà ho da chiederti un'assistenza su un prodotto per il quale io ho fatto un'ipotesi nella mattinata di ieri durante InvestiB, e però vorrei avere da te il conforto di averlo interpretato bene. Sì. E ci arriviamo fra poco. Allora, è la seconda idea selezionata dal nostro ufficio studi, anche in questo caso è un'emissione del 3 maggio, quindi è praticamente una sorta di, diciamo, di gemello rispetto al precedente. Cambiamo solo banca, da UniCredit andiamo su Intesa San Paolo, che sta mostrando evidentemente una minore forza relativa, quindi in termini, diciamo, di scelta di prodotto in questo momento UniCredit esprime una maggiore forza rispetto a Intesa. In termini di performance dall'emissione del 3 maggio, consideriamo che Intesa ha staccato un dividendo, pertanto ci troviamo a meno 2,58, ma avendo staccato anche il dividendo del 23 di maggio, premi dello 0,85 su base mensile. Ecco, questa così credo che la risposta io la sappia, però vorrei sentire da te. Ho visto spesso che tra Intesa e UniCredit quello che poi paga sempre di più è UniCredit, nonostante, se non sbaglio, abbia un dividendo inferiore, no? Ha un dividendo inferiore, se non sbaglio sul 5,60, qualcosa del genere, ma vengono stimati, si chiamano implied move, quindi comunque sempre relativi alla volatilità di UniCredit, che spinge comunque a essere più aggressivi i nostri trader su UniCredit. E capita spesso, hai ragione, ma credo sia per tutte le emittenti così. Sì, è proprio così per tutti. Infatti era un discorso generale che Intesa San Paolo, che è storicamente. Soprattutto ragionando su un orizzonte temporale che rimane comunque abbastanza ristretto, cioè avessimo ragionato sui 7 anni, probabilmente avrebbe pesato di più la componente dividendi. Questo anche è un aspetto interessante, che effettivamente si tende sempre a pensare a Intesa come il titolo che, in termini di dividend yield, è quello che paga sempre di più, e quindi ad assistere ai migliori rendimenti proprio su Intesa. Viceversa, in realtà, ecco, UniCredit ormai la sta superando. In termini di volatilità, vediamo, almeno per quella che è la volatilità implicita a 3 mesi, effettivamente UniCredit 32 e Intesa 23, e questo aiuta
chiaramente a strutturare Che con. poi oltre alla volatilità vengono anche considerate le varie le superfici per scadenze, quindi mantenendo un orizzonte temporale abbastanza ristretto, questo discorso lo si vede poi riflesso nei rendimenti che vengono offerti su UniCredit rispetto a Intesa. Comunque, questo per dire che se per UniCredit il rischio vale il 12% all'anno, per Intesa vale un po' meno, quindi 10,55. In entrambi i casi si acquista sotto la pari a 99,40 e qui c'è solamente da scegliere se puntare su un cavallo piuttosto che sull'altro, perché poi all'atto pratico il funzionamento è esattamente lo stesso. Quindi singolo titolo, barriera a meno 40%, premi mensili tra 0,85 e l'1%. Vado a darvi anche il secondo ISIN, in questo caso appunto Intesa. Intesa. Domanda, Jacopo, avete? Aspetta, Intesa single. Ok. Ce ne sono due di domande, una era di prima, la devo ancora fare. Pensate di emettere certificati leverage sul VIX? Li abbiamo, abbiamo una gamma di certificati a leva fissa sul VIX e tra l'altro abbiamo dei certificati a leva fissa 1, quindi di fatto sarebbero un tracker e un reverse tracker, quindi senza leva, ma vanno a replicare linearmente l'andamento del VIX. Abbiamo questi prodotti, non abbiamo invece prodotti a leva dinamica al momento, ma ci stiamo ragionando. Oh, Manuel, come vedi, quindi li hanno già, anche se è una leva 1, quindi in realtà il tuo Abbiamo magari. leva 1, 3, 2, 3, 4 comunque, Ah, ottimo. ovviamente da tenere in considerazione che il VIX è un sottostante abbastanza volatile quando si muove e quindi all'aumentare della leva deve necessariamente diminuire il tempo che si tengono questi prodotti in portafoglio, perché essendo a leva fissa si soffre di effetto dell'interesse composto e quindi per chi volesse evitarlo si può andare sul leva 1. Per chi fosse propenso ad un rischio leggermente maggiore, da considerare che più alta è la leva, più si amplifica l'effetto compounding, soprattutto per orizzonti temporali elevati. Sapete come si muove il VIX? Non ha difficoltà a muoversi dell'8, 9, 10% al giorno. Quindi. Sì, e infatti giustamente anche Manuel dice magari non fissa, e quindi se eventualmente pensate di emettere qualche turbo. Ci stiamo ragionando proprio in questa settimana, ma probabilmente usciremo anche con mini future e turbo. E possiamo rispondere a Marco? Adesso io te la leggo senza darti l'ISIN, poi se vuoi invece ti do anche l'ISIN, però ci chiede se possiamo commentare quando nel KID ci sono nella composizione dei costi la voce costi di uscita. Adesso qui in questo prodotto me lo quantifica in euro 177. Non sei il primo, cioè, premetto Jacopo, Allora, questa è una vostra specialità. Ultimamente ho visto comparire questi costi di uscita e però chiedo a te una risposta, di cosa si tratta. la mia idea è che il costo di uscita sia il costo di vendita anticipata. Ok, è il denaro, lo spread della lettera. Questo è la risposta. Praticamente nel momento in cui si acquista il certificato stai già perdendo di fatto proprio perché hai acquistato all'ask e vendi al bid. Quindi lo scenario che viene proiettato nel KID è uno scenario ideale in cui il certificato si compra in una fase di sorta di sottoscrizione e si tiene fino a scadenza. In quel caso l'unico co costo che paga l'investitore implicitamente è il costo di strutturazione, se si tiene per tutta la vita del prodotto. Nel caso in cui si esca anticipatamente, il costo di uscita è lo spread e quindi l'impatto anche del costo di strutturazione viene amplificato leggermente. Che poi effettivamente torna esattamente con quello che hai appena detto, perché Marco diceva che aveva guardato nel KID di questo certificato che avevamo commentato su Alidas, ed effettivamente se guardiamo al Bidask 79,10-81,10 c'è uno spread di 2 punti su questo prodotto che corrisponderebbe a quei 177 euro largo circa, che ricordiamo quando nei KID noi leggiamo la parte legata ai costi.
viene sempre espressa in termini reduction in yield, non è il costo vivo, è l'impatto dei costi sul rendimento in uno degli scenari presentati. Quindi non è che leggete 177 vuol dire che è l'1,77. Quello è l'impatto dei costi sul rendimento. Quindi Marco, si tratta praticamente dello spread denaro lettera misurato al momento in cui è stato fatto il kit. Si presuppone sempre in quegli scenari un investimento di 10.000 euro da kid. Esattamente, esattamente, sempre 10.000 euro e ti dirò di più, Marco, che quanto ci ha detto Jacopo riguarda in particolare quegli emittenti che aggiornano il KID quotidianamente e quindi avendo una produzione quotidiana giornaliera del KID possono anche andare ad aggiornare quotidianamente la voce del denaro lettera in base a quello che è in quel momento. Viceversa, gli emittenti che fanno un KID oggi e poi lo rifanno dopo 6 mesi, quella voce di uscita tu non la vedi, ma non è che non la vedi perché non c'è, non la vedi perché come fanno a dire oggi lo spread eventualmente di quello che ci sarà dopo 3 o 4 mesi? Ecco, questo è un po' Considera che Paolo anche. che noi abbiamo un KID che viene aggiornato ad ogni cambio prezzo intraday. Penso Sì. un po'. Ok. Va bene, allora, dato che siamo insomma una decina di minuti e poi dobbiamo chiudere, io vorrei da te, Jacopo, vorrei chiamarti su questa proposta che ieri mattina InvestiB io ho commentato, che è un Recovery Express da noi definito così, sul mercato azionario cinese. Io mi sono lanciato in una serie di ipotesi sul prodotto. E quindi approfitto della tua presenza e quindi naturalmente ti chiedo se vuoi aiutarmi a commentarlo. Prima ti dico quello che ho visto io e poi naturalmente ti lascio completare. Allora, il motivo per cui ieri mattina ne ho parlato anche a InvestiB e il nostro ufficio studi lo sta iniziando a coprire, no? Quando si dice la copertura vuol dire lo stiamo prendendo in considerazione per i nostri clienti. È perché negli ultimi 2 anni situazioni di perdite sull'azionario cinese ce ne sono state e anche di particolarmente pesanti. Ora, tralasciando quelle che hanno NIO a meno 80% o Pinduoduo e compagnia bella, ci sono situazioni un po' meno negative, ma comunque sempre quei meno 50, meno 45 che sono nei portafogli. Allora, quello che io ho visto è che questo certificato, che quota 67, 60, ieri mattina quando l'ho commentato era 67, oggi 68, che è una buona giornata per i cinesi, 68-80 la lettera. Quello che ho visto è che quota sotto la pari, che è decisamente una cosa atipica per questo periodo, ma perché è partito proprio lì, cioè nel senso è stato quotato a questi prezzi. Quindi la logica dalla quale noi abbiamo anche tratto la denominazione di Recovery Express, che non si trova invece nel sito, se io adesso prendo l'ISIN e lo vado a copiare all'interno del sito, non vado a leggere questo Recovery Express di cui noi parliamo. Leggiamo che è un tradizionale Memory Cash Collect su Alibaba, Baidu, JD.com e Li Auto. Quindi il fatto che sia un recovery noi lo abbiamo dedotto dal fatto che il certificato appunto è partito direttamente a 67 euro. Adesso io vado rapidamente, faccio vedere più che altro l'analisi di scenario e poi ti chiedo di completare il mio pensiero. Mi sembra abbastanza chiaro che l'obiettivo di questa soluzione sia proprio quella di rispondere all'esigenza di chi si è trovato negli ultimi anni in perdita, magari a prodotti che stanno arrivando alla scadenza e voglia mettere in piedi una strategia switch to recovery, partendo da una sorta di zero coupon, cioè paghi 66-67, non ci sono cedole, dura 2 anni, se i titoli rimangono sui valori attuali, in particolare al di sopra delle barriere che sono a questi valori, quindi appena sotto, no, coincidenti con lo strike, quindi praticamente. Quindi se rimangono sopra la barriera, rimborsa direttamente a 100. Se invece vanno sopra, addirittura c'è la possibilità di un rimborso superiore. Se vanno sotto, fino a circa un meno 30-35 c'è una sorta di
break-even, e poi al di sotto si va a perdere, ma comunque meno. Insomma, innanzitutto ti chiedo, perché potrebbe anche essere, visto che certi video è un pochino più complesso, l'analisi scenario come la leggi è corretta? Queste due Allora, date. la dovrei rifare, ma di fatto la filosofia dietro questo prodotto è la seguente. È come se noi avessimo lanciato un prodotto in corsa, cioè come se lo avessimo emesso negli scorsi giorni, ma fosse stato strutturato, non so, 6 mesi fa. Perché di fatto è un prodotto dove noi siamo andati a posizionare lo strike non al prezzo di riferimento iniziale, ma al 120% del prezzo di riferimento iniziale. Quindi, per esempio, l'e-auto, nella fattispecie, ha un prezzo di riferimento iniziale di 30,8 dollari, ma uno strike, un livello strike di 36,96. Quindi, Ok, quindi sarebbe questo 120% che noi esprimiamo qua. esattamente, quindi ancora non è stato aggiornato il nome, tra l'altro, ma di fatto sì, è un Memory Cache Collect Express, soprattutto anche perché lo saprai meglio di me, per Paolo, a livello di associazione stiamo un pochino raggruppando tutto sulla linea guida di EUSIPA e quindi questi prodotti saranno tutti chiamati Express Certificate, ma questo di fatto per noi Internos è un Athena Certificate, perché in corrispondenza di questo strike che è stato posizionato più in alto del livello che abbiamo fissato in fase di emissione, abbiamo posizionato anche la soglia cedolare, il trigger cedola. Quindi cosa significa? Che questo è un prodotto che è stato lanciato senza barriera, di fatto, perché è stato lanciato e in quel momento il sottostante era esattamente sulla barriera. Per raggiungere il trigger cedolare e quindi anche lo strike, doveva mettere a segno un 20%. Tutto questo Ok. facendolo uscire ad un prezzo più basso del valore nominale, che rimane comunque 100. Cosa si crea? Si crea uno sconto implicito, che è poi quello che si vede dall'analisi di scenario, perché di fatto noi stiamo pagando 68 euro, un prodotto che comunque ha un valore nominale di 100 e che al di sopra del prezzo di riferimento iniziale pagherà comunque 100, ma sotto si crea un disallineamento perché il prezzo di acquisto è disallineato dal valore nominale e quindi lì l'analisi di scenario diventa verde al di sotto perché di fatto stiamo comprando a sconto. Stiamo comprando a sconto e lì si crea di fatto quella che è la copertina, il trade-off rischio-rendimento. Abbiamo fatto uscire il prodotto al di sotto della pari, con una cedola che, se la vai a leggere sul nominale, no, Pierpaolo, non entusiasma troppo perché dice: io mi sto esponendo a quattro titoli del settore cinese e comunque del mercato cinese particolarmente volatili e ho una cedola di solo il 14,45%. Voglio dire, abbiamo visto certificati su UniCredit singolo sottostante pagare il 12%, no? E ora stiamo leggendo un certificato su titoli cinesi a DR in America con il 14,45% all'anno. Ecco, ma a questo voi potete leggerlo come vi pare. Noi avremmo potuto benissimo darvi una cedola del 50% all'anno o del 35% all'anno oppure del 14%, ma facendolo partire a 70 euro. Questo è il trade-off. E abbiamo Quindi deciso di diciamo far che vi è partire il errato. certificato sotto con una cedola del 14,45 che verrà pagata se i titoli mettono a segno un più 20%. Se non si muovono dal prezzo di riferimento iniziale, viene pagato esclusivamente il nominale. Se va sotto, abbiamo una sorta di airbag implicito dato dal fatto che il certificato è partito al di sotto del nominale. Ecco, però c'è una cosa che mi lascia un attimo perplesso, perché mi sembra che ieri mattina nella puntata di InvestiB, io leggendo l'analisi scenario, mi sembra che io vedevo fermo a 100, qui invece leggo un 128,9, ma può rimborsare più di 100 o no? Sì, può rimborsare più di 100 perché comunque è prevista una cedola a memoria di 14,45. Quindi Quindi è corretta questa analisi qui che vediamo, quindi se vanno è al corretta di questa sopra di analisi, sì. 120. Che tra l'altro, se ci vanno già al giro di boa di giugno 24, non sarà 129, ma sarà 114,45.
Se invece ci vanno per la scadenza di giugno 25, a quel punto sarà un totale di 128,9. E quindi ecco anche la Sì, simmetria verso quindi il basso. di fatto abbiamo creato un prodotto che a parità di condizioni e fino a un più 20% dei sottostanti faceva guadagnare il capital gain, che era la distanza dal valore di emissione e il prezzo nominale, quindi 70-100 di fatto. Sotto si creava una sorta di airbag dato dal prezzo di acquisto più basso del valore nominale, addirittura in caso di risalita si potrebbero distribuire una o due cedole, perché lo ricordiamo, essendo Atena, se paga la cedola rimborsa anche Certo. automaticamente, quindi o 114 o 128,9 in caso di performance positive del 20% dei titoli. In questo caso addirittura i titoli sono già saliti e quindi basterebbe un 16% dal valore attuale per far andare il certificato in autocall con pagamento cedola. Beh, allora, guarda, io ti ringrazio perché ieri mattina l'ho presentato naturalmente molto rapidamente e adesso avevo bisogno non solo della genesi del prodotto e quindi la conferma direttamente da voi, ma anche un po' di assistenza nello spiegare ancora meglio. E mi sembra a questo punto di poter ribadire quanto avevo già ipotizzato ieri mattina, che ci sono due chiavi di lettura per chi oggi considera questo prodotto. O crede nella ripresa cinese, che sembra in queste ore essere effettivamente, insomma, quantomeno ha cambiato passo, poi si è iniziata, non lo so, però qualche seduta che le cose sembrano essere diverse sul fronte del mercato azionario cinese, e quindi in questo senso dare fiducia, perché se questi titoli cominciano a fare più 3, più 4 al giorno, si arriva presto a più 20 e questo ha tantissimo upside. Ma ancora di più a chi ha già situazioni in portafoglio. Cioè, io credo che chi abbia in questo momento uno dei tanti prodotti su titoli cinesi, piuttosto che magari considerare quelle soluzioni che sotto la barriera vanno anche a raddoppiare le perdite, i cosiddetti leverage put, che vanno praticamente ad azzerare il capitale, può andare a rintanarsi in questa soluzione che per i prossimi 2 anni può rimettere in piedi un po' il portafoglio. Certo, chi oggi ha perso il 70, anche nello scenario migliore, non recupera tutte le perdite, questo è chiaro. Però Però è un recupero, abbiamo pensato proprio a questo, è un recupero più prudente, proprio perché lanciandolo sotto si ha anche una componente difensiva di protezione dall'acquisto fatto a quei prezzi. E mi viene da dire, da tenere in considerazione la componente temporale, perché è un prodotto di 2 anni e quindi a parità di condizioni con un prodotto più lungo tenderà ad avere un delta, ad essere un pochino più reattivo degli altri e parte più in basso. Quindi in caso di movimenti al rialzo, questo è un certificato che comunque oggi deve prezzare la possibilità di rimborsare 100 e oggi si vende a 68. Quindi dovrà essere reattivo perché l'orizzonte temporale, soprattutto con la data di rilevazione intermedia, ecco qui torna il discorso per Paolo, se la volatilità di quei titoli rimane sostenuta e anche il prezzo verrà alzato di conseguenza perché andrà apprezzata la probabilità che il di certificato venga risalire. rimborsato anticipatamente a 100 più 14 e passa alla prima data intermedia. Quindi questo è un certificato che è pensato per un recovery, sappiamo che sono titoli volatili, ma è almeno una logica, almeno poi nella mia testa, ma spero anche per chi sceglierà di utilizzarla come soluzione in tal senso. Allora, siamo un po' lunghi, quindi devo chiedere innanzitutto preventivamente scusa al di persone che avevano fatto qualche domanda su qualche ISIN che non siamo riusciti a vedere, ma noi stessi ne avevamo selezionati altre 3 o 4, e quindi io direi di fermarci con le ultime domande su questo certificato. Innanzitutto Michele, parto dal basso, dice: ma sbaglio, questo reverse cinese, probabilmente volevi dire recovery, Michele, cinese protegge poco, ma in realtà, Jacopo, io direi che innanzitutto non è stato concepito per proteggere, perché chi perde molto deve guardare al recupero, no? Ecco, quello che dicevo, è stato pensato in entrambe le direzioni, perché Però lanciarlo a lato largo 60, pure. esatto, cioè era per non dare una soluzione estremamente spinta, perché avremmo potuto semplicemente lanciarlo, come dicevo, semplicemente lanciarlo a 100, con una barriera al 90, per dire, dare una cedola del 60% su base annua, però poi l'investitore sarebbe stato lineare sotto. Ecco, in questo caso siamo andati a bilanciare le due cose, sia comunque un rendimento
importante del 90%, 44% annualizzato, mantenendo una sorta di protezione al ribasso. Quindi sì, ecco, per Michele io direi che in realtà, ecco, per quanto poi anche concettualmente chi ha bisogno di recuperare tendenzialmente non guarda più tanto alla protezione quanto alla massimizzazione del rialzo. Poi Simo dice la cedola è su base 100, quindi ad esempio 14,45 sarebbe in percentuale il 21% su Euro. quello che uno paga. No, Sì, è è corretto. 14,45 euro. Euro, perfetto. Poi se ne farete anche uno su Varta. Quello dipende da cosa esce come rendimento. Farlo su singolo sottostante rimane comunque un po' più complicato, ma volevamo fare un test con questa missione perché è comunque la prima che facciamo. E sì, cioè, nella nostra testa c'era di lavorare sui titoli che hanno sofferto maggiormente e che ovviamente, avendo sofferto maggiormente, ci consentono anche di strutturare un payoff simile. Simo, secondo me anche Varta potrebbe essere, diciamo, un titolo oggetto di un'emissione del genere, però probabilmente questo contesto attuale privilegia la Cina rispetto a Varta, che io ricordo essere sempre invece un titolo addirittura a rischio ancora di aumenti di capitale, nonostante il recente rimbalzo. Io direi di fermarci qui. Gian Domenico ci dice che differenza c'è tra Atena ed Express. Ma mi sembra che l'hai detto prima, insomma, Atena È la è. stessa identica cosa, cioè, oddio, dico brevemente, Express per EUSIPA e da oggi anche per ACEPI è tutta la gamma di prodotti che dà la possibilità di andare in rimborso anticipato. Tutta. Quindi, poi la differenza quindi con un'Atena, che però, lo ricordo, è un nome commerciale, è semplicemente il fatto che l'Atena ha posizionato il trigger cedolare esattamente all'altezza dello strike price o al di sopra. Quindi significa che se la cedola viene pagata, il certificato va in rimborso anticipato. Benissimo, Jacopo. Allora io ti ringrazio, naturalmente ringrazio anche tutti coloro che hanno trascorso questo pomeriggio con noi. Siamo riusciti a vedere un po' di idee, avevamo come al solito preparato anche qualcos'altro, ma insomma, se voi scrivete noi rispondiamo a voi, se voi in quel giorno non scrivete noi vi facciamo vedere gli esiti che abbiamo selezionato. Questo è un po' il No, nostro. comunque Pierpaolo, per qualsiasi domanda ulteriore su prodotti, potete chiamare, lo potete vedere nel sito contatti, c'è un numero verde gratuito, potete chiamarci quando volete. Va benissimo, allora Jacopo, grazie a te, io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato, ribadiamo l'invito a passare a Rimini ai nostri stand per chi sarà lì nei prossimi 2 giorni, quindi giovedì e venerdì, e a questo punto vi diamo appuntamento ai prossimi incontri, webinar con Fontobel e una buona serata a tutti. Grazie Jacopo. Grazie e buona serata a tutti. A presto a tutti.